passo al prodotti artigianali, tipo questa ceramica, sulla destra c'è chi viene lavorata, molto fragile, e la porta qui. Questi sono i nuovi quartieri che sono nati ultimamente, sono queste che si vedono sulla destra, dove c'è un'altra zona di questa città, perché Marrakech è divisa praticamente in quattro parti. La parte sì. È famoso questo albergo, dove Churchill scrisse le sue memorie. Veniva dopo il... Ora è diventata il centro più animato di tutto il Marocco, è una piazza unica dove sono chiesto perché... Ma guarda quante donne ci sono a passeggio! Uomini non fanno nulla e siccome non ci sono i bar e i cabaret, quindi rimangono a casa a fare il doppio lavoro, gli scambi culturali. E naturalmente si fanno tantissimi bambini, li vediamo qua in giro. Questa animazione rimane ancora una volta nel ristorante al posto degli spettacoli che organizzano qui, tipo cantatori, cantastorie. Qui ci penso anche io. Si può fermare? Io mi fermo. Fermare un po', no? I soldi di suo padre le dà proprio tutto razionato affinché cresca molto bene e affinché possa valorizzare proprio il soldo e a che cosa serve. E turista che invece... In Marocco, come sapete, abbiamo tantissimi minieri, abbiamo sempre questa catena dell'Atlantico, che è una delle più grandi riserve minerarie, dove esiste il cobalto. Poi non esistono rappresentanti della Chiesa nel mondo musulmano, i sacerdoti non esistono. Ci sono solo delle persone che dirigono la preghiera, che conoscono magari il Corano. Guardate quello che sono riusciti a fare i berberi. Dopodiché si vede il quartiere. Il quartiere ha 5 elementi principali. Tutti insieme, si va da quello, io vado da quello, va in alto, là. Dall'origine questa è la nave di passato. Questa piazza è famosa in questa città, la piazza dell'incontro, dove vengono, dove c'è questa bellissima fontana. Casta.
Taglialo, Sergio. No, faiolo, quello così. Non lo dire. 1000 lire. No, ho già detto bene l'arte. Berbera, lo visiamo tutto bianco, Sina che aveva 16 anni o 17 anni, quando andiamo a una festa di un matrimonio, basta che noi diamo una non sposata nubile, basta che noi diamo un'occhiata e sappiamo quella che è sposata e così si erano in poche per far credere agli altri che erano doverosi. Con le loro tradizioni non hanno per la perfezione fuori la stella. Troviamo 5 chilometri e lui vedeva e gli dicessero no, si può essere riprese e gli faceva tutti in quel modo. Dovete mettere qua Alice? Sì, io sono stato in guerra quando sono stato in Allora? Che occhi che ha! Bellissimo! No! Vai di ripetere! Non ti fa fresco? Non ti fa?
Lucia. Sergio. Oggi la facciamo l'uomo blu, così andiamo qua. Anche da vicino non dicono niente, vuol fare una ce la faccio. Ha lasciato fuori di impronta anche l'islamizzazione del paese. La fase dell'islamizzazione ha durato dal IX secolo fino all'XI. L'XI che ha ospitato la popolazione del sud, perché l'impronta. Gli ottomani invece non hanno mai conosciuto, non hanno mai messo il mio. Ci sono tantissimi, per questa ragione che ci sono tantissimi bambini. Ogni dinastia ha parlato del suo fondatore. La dinastia che governa attualmente, che è la dinastia Adawit al-Khitr, discendente dei primi di questo che ha fondato questa città, è una dinastia araba, il più importante re che ha conosciuto la storia di quello che ha fondato questa città. Il grano, il bergoso, che in quell'epoca il Marocco ha conosciuto la peste. Che se ne, perché era ma che pure tantissimo, è rimasto solo una parte, però abbiamo solo fra così abbiamo un'idea. Nell'angolo. Ah, guarda per l'angolo. Ah, mi piace di andare sopra le scuderie. Mi piacerebbe dopo la scuderia. Ma vedete io così a siepe. Come? Quell'altra porta. No, bisogna dire. Io come la porta ora la conosco. Se voleva portare veniva preciso, ma stava pagare il biglietto. Guarda, come le sta? Come la mangia?
Vado a sentire anch'io. Luciana. Ciao, sono la bambina. Vai, Dio vuole, bambina. Arcella, 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 Arcella. Ho finito, andate via. Come sono accomodati? Ma come sono accomodati? Guarda come sono qui. Yeah.